Salve a tutti bella gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Mansieri Mia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire la seconda sorpresa del nostro calendario dell'avvento tema Pandora. Se siete persi la sorpresina di ieri potete recuperare il video qui, tra l'altro era un charm veramente fortemente emblematico secondo me della femminilità oltre ad essere molto molto carino, ve lo lascio qui. Oggi andiamo a scoprire quindi la seconda sorpresa, il secondo charm di questo bracciale ma anche del nostro calendario dell'avvento. Vado ad aprire. Tadan! Forse non giunge nuovo sul mio canale, era un charm che già avevo ma lo usavo come pendente su una collana, adesso gli ho trovato un vero e proprio posto in questo bracciale, è molto vecchio, ce l'ho da tanto quindi non so se lo conoscevate già oppure no, ma comunque anche per i nuovi arrivati voglio mostrarvelo. Ed ecco qui la nostra piuma, molto delicata, tra l'altro simbolo di leggerezza, io proprio per questo l'ho voluta inserire in questo nuovo bracciale. È così composta e pendente, il pendente ha questa forma qui, un po' a goccia diciamo capovolta, qui ci sono le punzonature lì dentro, non so se riuscite a leggerle. Ok, e poi appunto c'è questa piuma pendente. Mi piace molto la lavorazione del gancino perché sembra quasi avvolta, arrotolata, non ve lo so spiegare, è un gancino molto particolare. E poi c'è questa piumetta che nella sua semplicità mi piace veramente tanto. Fatemi sapere anche la vostra e lasciatemi qualche like, altrimenti esce la parte grinch di me e non vi carico più nessun video. Questa è una seconda minaccia. È praticamente a specchio, quindi è uguale sia da un lato che dall'altro, solamente diciamo appunto a specchio. E nulla, ecco il secondo charm del nostro calendario dell'avvento. Io vi do appuntamento domani con il prossimo video e quindi vi saluto, un bacio, ciao!